Un'aria incantata e sognante, con le note della musica di Fabrizio De André da sottofondo, accompagnava i molti visitatori giunti ieri pomeriggio nella città di Cosenza al convento di Santa Chiara e li proiettava nel mondo dei fumetti. I fumettisti giunti in città per la manifestazione Le Nuvole di De André hanno dato vita ai personaggi delle più famose canzoni del cantautore genovese, che acquistano una rinnovata immortalità, coinvolgendo anche le nuove generazioni, perché il fumetto è un modo originale per avvicinare i giovani ad una musica nobile, ma alquanto lontana dai ritmi moderni e privi di contenuti. Ivo Milazzo, uno dei più importanti autori e disegnatori italiani, ritraeva per i giovani il viso del cantante da conservare, perché la musica, ma più di tutto le immagini, aiutano a ricordare e riflettere.